poker per la Spezia al picco contro il Torino, finisce 4-1, le Aquile raggiungono la salvezza con una giornata di anticipo. Covid, scendono ancora i ricoveri in ASL 5, rimangono stabili le terapie intensive, Toti, abbiamo numeri da zona bianca. Centrale Enel, le opposizioni chiedono a Toti di dire no all'intesa con il governo per la conversione a turbogas. Prefabbricato in fiamme a Gaggiola, sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Il FAI per le sue giornate di primavera 2021 sceglie Villa Volpara Lerici, simbolo di lotta al nazifascismo. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TLS Giornale. In apertura allo Spezia che trionfa al picco contro il Torino, finisce 4-1. Gli Aquilotti raggiungono così con una giornata di anticipo la salvezza in Serie A. Una salvezza firmata dalle reti di Saponara al 19esimo, una doppietta di Nzola al 42esimo e al 74esimo e poi sigilla definitivamente la vittoria Erlich all'84esimo. Gioia per la vittoria celebrata dai giocatori davanti al presidente Platek e alla sua famiglia, mentre nel centro spezzino e fuori dallo stadio i tifosi hanno esultato al grido di Anneghe credo e doi. Ma ascoltiamo il nostro inviato Gianluca Tinfena per un commento post gara e per le interviste. Abbiamo mister italiano. Mister italiano. Davvero una gioia immensa, una salvezza strameritata, affetto di una città che ringrazia un grande allenatore. Sono troppo felice, troppo contento. È stata un'impresa ancora più difficile di quella dell'anno scorso. Grazie a tutti, è stato un sogno straordinario. Grazie. We are very proud of the team. Oh no, right now. Hold on. Okay. Hold on right now, sorry. We're very proud of the team. Let's go. Now. We're very proud of the team. They worked hard all season. They deserve Serie A. Forza Spezia. What are your plans for the future? The plans of the future? Yes. Serie A next year, Serie A the year after, Serie A the year after that, Serie A the year after that. Are you happy you go back now in the States, or what are you doing now? You enjoy La Spezia, Cinque Terre? Enjoy La Spezia. I have to go back to the States. My daughter is graduating from university, but leaving you the capable hands of this guy. Thank you very much. Una battuta, prego Chisoli. Presidente Chisoli, una battuta, una soddisfazione immensa. Quanto ha sudato in tribuna vicino alla famiglia Platek? Ma tantissimo, anche perché all'inizio era un sogno che non era assolutamente previsto, poi è stata una grande impresa. Non un miracolo, perché i miracoli capitano, le imprese invece si costruiscono. A partire dal 21 agosto, quindi grande merito a tutti quelli che hanno lavorato fino adesso. Più grande la soddisfazione che ha vissuto il 20 di agosto con la Serie B o più grande la soddisfazione di oggi? Ma è difficile paragonare, sono due gioie grandissime, però quest'anno secondo me era più difficile ancora. Primo anno di Serie A con mille difficoltà, senza il nostro stadio, senza i tifosi, per cui siamo felicissimi. Ecco, la sua è stata una figura di collante tra la precedente proprietà e la proprietà attuale. Lo rivedremo qui anche il prossimo anno con un ruolo dirigenziale, ne ha già parlato con la famiglia Platek? No, non abbiamo parlato, abbiamo deciso di fare il punto a fine campionato, quindi io ormai sono affezionato a Spezia e mi piacerebbe continuare il lavoro, però si vedrà, insomma, la proprietà è cambiata, quindi vedremo, insomma, intanto siamo tutti felici, dobbiamo festeggiare oggi, poi vedremo. Ultimissimo, una sua sensazione, mi dia una percentuale, mister italiano rimane allo Spezia al... No, non lo so davvero, non si può dire, perché lui è molto affezionato qua a Spezia, è ancora un contratto con noi, l'abbiamo blindato l'anno scorso, quindi parlerà con la proprietà nuova, i programmi eccetera, e noi tutti speriamo che rimanga, è la base per il futuro. E ora ci spostiamo all'emergenza sanitaria della pandemia Covid-19 nella nostra provincia, in Regione Liguria, e vediamo i dati diffusi da Lisa. Nelle ultime 24 ore sono 27 i nuovi positivi nello Spezzino. I ricoveri in ospedale scendono però a quota 37, 5 in meno di ieri, di cui 9 in terapia intensiva. In ASL 5 non si registrano per fortuna nuove vittime. Gli attualmente positivi sono 582, mentre le sorveglianze attive raggiungono quota 749.
Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 97 a fronte dei 3.542 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.515 tamponi antigenici rapidi. In tutta la regione purtroppo ci sono 5 nuove vittime. Continua anche la campagna vaccinale in ASL 5, ad oggi sono state somministrate 98.108 dosi, mentre in tutta la Liguria sono 779.238. La regione ha somministrato il 93% delle dosi ricevute dalla struttura nazionale. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in ASL 5 sono 33.804. In tutta la Liguria invece sono 278.126 ad aver completato il ciclo. E anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si è espresso sui dati dalla pandemia da Covid-19 con un'incidenza rispettivamente di 44 e 49 casi Covid su 100.000 abitanti a settimana. Genova e Savona hanno numeri da zona bianca e presto tutta la Liguria, che è già a quota 56, arriverà a questo grande obiettivo grazie all'impegno della nostra sanità e di tutti i liguri, ha dichiarato appunto Toti. Un calo del fatturato di oltre un terzo tra il 2020 e il 2019 e prospettive incerte per il 50% delle micro e piccole imprese del settore. Parliamo dei fotografi e dei tipografi, attività ad alta vocazione artigiana con oltre 500 micro e piccole imprese in Liguria, che in questo ultimo anno hanno pagato molto care le conseguenze legate alle restrizioni attuate per limitare il contagio da Covid. In Liguria il settore conta 288 micro e piccole tipografie artigiane e 231 fotografi artigiani. Le tipografie alla Spezia sono 31 invece e per la fotografia sono 40. Un settore di cui si parla troppo poco, ma è uno dei più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, ha commentato Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria. Sosteniamo quindi con forza le richieste avanzate al governo dalla Confartigianato Nazionale. Passiamo alla cronaca. Un prefabbricato è andato in fiamme a Gaggiola. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un edificio ad uso abitativo in via San Francesco. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia della Spezia che hanno domato le fiamme. E ancora cronaca, interventi antidegrado e bonifica nel comune di Sarzana. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno liberato il parcheggio comunale Metro Park ed altre zone della stazione, oggetto di cicliche occupazioni abusive, specie nelle ore notturne. I lavori di bonifica hanno interessato anche la messa in sicurezza e la riparazione di alcune recinzioni. Gli agenti ora vigileranno tali aree per garantire il consolidamento delle nuove misure di messa in sicurezza e antidegrado. E torniamo invece a parlare della centrale Enel. PD, Movimento 5 Stelle, Leali alla Spezia e Lista Sansa si sono espressi sul futuro dell'impianto chiedendo una totale cessazione dell'attività. Nei prossimi giorni a Genova sarà discusso un nostro ordine del giorno nel quale chiediamo a Toti e alla maggioranza di centrodestra di dire no a qualunque intesa con il governo in merito al progetto del turbogas di Enel, hanno dichiarato. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Maurella. Ecco, quali sono le proposte che voi fate per una soluzione per la centrale Enel? Allora, abbiamo provato a fare un esercizio, no? Proprio pratico, cercare di mettere sulla carta un'idea progettuale che dimostrasse che esiste un'alternativa a questo progetto di Enel che sia dal punto di vista ambientale che occupazionale non ha un vantaggio per la città. E quindi questo esercizio ha come cuore centrale la produzione di energia elettrica, se proprio il territorio la deve produrre, in modo sostenibile, cioè dei pannelli fotovoltaici collegati a un accumulatore, in modo che l'energia possa essere data anche in differita rispetto alla produzione. E poi inoltre elaborare una rete intelligente di energia, così che venga convogliata là dove c'è bisogno. Dico questo perché in base a questa idea potrebbe poi avere un sacco di opportunità lavorative. Per la Spezia c'è una grande opportunità, che è quella finalmente di decarbonizzare e di traguardare gli importanti obiettivi per il futuro. Obiettivi che non possono certamente essere soddisfatti dall'idea di puntare al turbogas. Crediamo che la città della Spezia e la provincia abbiano già dato in tanti anni un grosso contributo al sistema energetico nazionale, sia in termini di salute, sia in termini anche di impatto territoriale.
ora è il momento di puntare al futuro. La Regione deve dire no a questo progetto, bisogna aprire un tavolo di concertazione che veda tutto il governo, le regioni, le province, gli enti locali, le parti sociali e sicuramente anche Enel nel traguardare questo importante futuro che ha delle possibili progettazioni alternative, come ha spiegato la collega, e tutti dobbiamo essere uniti per poterle raggiungere. Il no al turbogas, il no della Regione all'intesa sul turbogas è il punto di partenza per poter pensare a qualcosa di nuovo, un nuovo futuro per l'area Enel. È una grandissima opportunità, soprattutto per il futuro della città e per le nuove generazioni. Non possiamo perderla e per fare questo dobbiamo sicuramente insistere perché la Regione dica no all'intesa e soprattutto anche perché si pensi alla bonifica dell'area. Il sindaco Peracchini e il presidente del Consiglio regionale Medusei hanno visitato questa mattina la caserma della Polizia Municipale Spezzina insieme all'assessore alla sicurezza Filippo Ivani, incontrando il nuovo comandante Francesco Bertoneri. Incontro molto proficuo e cordiale, è stato utile per condividere gli ultimi risultati raggiunti dalla Polizia Municipale della Spezia in termini di sicurezza urbana, hanno dichiarato Peracchini e Medusei. E ora la nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis, che ci parlerà della viabilità ligure con ponti crollati nel giro di un anno e altri sotto osservazione per danni ingenti. Ascoltiamola. Due ponti crollati nello spazio di un anno, altre infrastrutture viarie sotto stretta osservazione in diverse zone della nostra provincia. Una situazione davvero pesante che sta creando enormi problemi alla viabilità. Dopo il ponte di Albiano Magra è toccato al ponte mobile realizzato e inaugurato 10 anni fa su viale San Bartolomeo. Una struttura importante progettata e realizzata per l'attività della nuova darsena. Il ponte mobile consentiva infatti il passaggio di grosse imbarcazioni e, dato importante, poteva essere azionato in pochissimo tempo in modo da non bloccare a lungo quella che da sempre è la via dei cantieri navali. Mercoledì, durante la manovra di apertura, il ponte è collassato. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. La strada era chiusa proprio per la manovra in corso e l'ultima barca era appena transitata al momento del crollo. Ora ci si interroga sulle cause che hanno provocato la tragedia. Toccherà agli inquirenti stabilire le cause del disastro e soprattutto stabilire eventuali responsabilità. Com'è possibile che un ponte nuovo di zecca costato fior di milioni possa aver fatto una fine simile? Nel mirino della magistratura c'è ovviamente il capitolo della manutenzione. È stato fatto tutto il possibile per mantenere la struttura funzionante? Per rispondere a questo interrogativo è stata sequestrata la convenzione stipulata dall'autorità portuale, proprietaria del ponte, e il consorzio nautico. All'autority spettava la manutenzione straordinaria e al concessionario quella ordinaria. È stato detto che il collaudo effettuato a marzo non aveva evidenziato alcuna criticità. Per questo non vengono trascurate altre ipotesi, quali un difetto di progettazione, errore di installazione e il deterioramento dei materiali. Un lavoro complesso quello che attende gli inquirenti, che si avvalgono del supporto tecnico di un superconsulente che si è occupato anche dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi a Genova. Certo, siamo di fronte ad un caso a dir poco clamoroso. Non è possibile che una struttura seminuova faccia una fine simile. Una cosa è certa, il supporto laterale fissato alla massicciata stradale in cui ruotava il perno che permetteva al ponte di aprirsi e chiudersi, si è spezzato. Perché? Poca manutenzione? Difetto di costruzione? Lo diranno periti incaricati dai magistrati. Intanto, dopo il crollo, aumentano le difficoltà in un'area già complessa. Villa Volpara è la protagonista delle giornate di primavera del FAI 2021, simbolo della lotta al nazifascismo e sede di una stamperia clandestina dei partigiani. Da un mese è stata acquistata dal comune di Lerici, che vuole riportarla al suo antico splendore. I dettagli nel servizio con le immagini di Davide Morina.
Il FAI riparte dopo uno stop a livello nazionale dovuto dal Covid-19 e lo fa con Villa Volpara. Perché? Perché Villa Volpara rappresenta un luogo dove si può venire a visitare la natura, a conoscere la storia antica e a conoscere la storia più recente. Quindi è stata una scelta proprio per questo motivo, perché poter ricominciare in piena sicurezza con il distanziamento all'aperto, secondo tutte quelle che sono le norme, è per noi oggi un momento di grande felicità. Siamo stati chiusi, tra virgolette, per tantissimo tempo e ricominciare con le giornate FAI di primavera in questo modo ci dà, come dire, un po' di linfa, di spirito, di felicità. Per cui Villa Volpara rappresenta veramente un unicum che poteva essere coniugato sotto tutte queste sfaccettature. Si è scelto di ripartire, di ricordare anche dando spazio alle nuove generazioni, infatti la storia e l'introduzione è stata affidata a dei ragazzi delle scuole. Sì, una delle missioni del FAI è proprio questo, la formazione. Tengo proprio a precisarlo perché è proprio dalle giovani generazioni che si deve cominciare a studiare la storia, a studiare l'ambiente, a studiare il territorio. È proprio dalla scuola che si deve cominciare a fare questa opera di formazione. Non ha niente a che vedere con un discorso di guide turistiche. Tengo a precisarlo. I ragazzi non sono delle guide e non lo potranno mai essere, ma è semplicemente per loro un banco di prova. Il comune di Lerici ha acquistato Villa Volpara, adesso si prospetta un futuro diverso e anche di recupero? Sicuramente, questa è una certezza. Intanto oggi devo dire che sono emozionato perché è la prima volta che vengo qua, tra virgolette, da padrone di casa, quindi è un'esperienza anche così emozionale. Il lavoro sarà un lavoro importante di messa, di ripristino della struttura, che sarà un ripristino legato al recupero proprio della villa nella sua storicità e lo studio, la progettazione della sua destinazione, che sarà fatto con Ampi e che avrà proprio, diciamo, l'idea di ricordare quanto accaduto, la storia anche più recente, quindi di questa villa storica. C'è stata già un'idea, un'intenzione di inserire la villa tra i beni che saranno recuperati con i fondi del Recovery Fund? Sì, l'intenzione c'è sicuramente, eravamo proprio in questi giorni intorno ad un tavolo con alcuni esperti del settore, professionisti che si occuperanno del reperimento dei fondi e sarà un'attività fondamentale e determinante per il recupero della villa. E lunedì alle 20 andrà in onda uno speciale dedicato appunto alle giornate di primavera del FAI su Villa Volpara. La CNA della Spezia si stringe al dolore dei familiari di Diana Lucri per la sua prematura scomparsa. Avrebbe infatti compiuto 70 anni il prossimo 1 giugno, ma un brutto male non le ha lasciato scampo. Dal carattere umile e riservato, Diana ha mostrato nel tempo doti professionali uniche. Era una macchina da lavoro in area fiscale e un vero e proprio punto di riferimento per tutta la Val di Magra nella gestione dei cedolini e dei dipendenti. Per 20 anni è stata la responsabile dell'ufficio paghe della CNA di Sarzana. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Piccola e Media Impresa della Spezia porge le più sentite condoglianze alla famiglia, al marito di Diana Giorgio, ai figli Marco e Gianluca e ai suoi nipoti. E vediamo ora come ogni sabato quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Ecco Maria, porta perenne di salvezza. In apertura della pagina spezzina di Avvenire questa settimana c'è l'omelia del Vescovo Palletti per la festa della Madonna dell'Olmo a Fabiano Alto. Nel box centrale sabato prossimo, festa liturgica di Maria Santissima Regina degli Apostoli, due giovani suore della piccola opera Regina degli Apostoli pronunceranno a Genova la loro professione religiosa perpetua. A centropagina Cavallini, l'uomo del dialogo che aveva al centro la persona. Trovate un ricordo di Pietro Cavallini che si è spento nei giorni scorsi. E a fianco la scuola dopo la pandemia, 26 istituti della provincia spezzina, ovvero la quasi totalità, hanno realizzato una rete per aiutare insegnanti, ragazzi e famiglie.
A fondo pagina, musica d'organo per la ripresa. Venerdì prossimo, il primo appuntamento nella chiesa dei Santi Giovanni Agostino alla Spezia con la rassegna di musiche per organo Il suono del tempo. E a fianco trovate l'agenda del Vescovo per la giornata di domani. Infine due appuntamenti, la veglia di Pentecoste che si terrà sabato prossimo 22 maggio e poi invece venerdì prossimo arriverà alla Spezia la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa. Queste le principali notizie che potete leggere domani sul Deserto Spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Io leggo meglio, gara di lettura in 3.0, questo è il titolo dell'iniziativa promossa quest'anno nell'ambito del Maggio dei Libri dall'Istituto Fossati da Passano. Tra gli obiettivi la promozione della lettura tra gli studenti. È stata scelta una classe terza dell'indirizzo turistico e tra maggio e inizio giugno inizierà una gara eliminazione tra coppie di studenti, i quali devono presentare alla giuria il libro a loro assegnato. Il premio alle due coppie vincitrici equivale a un buono per l'acquisto di libri anche scolastici. Sarà Andrea Catalani per il thriller storico Il commissionario. Salvate Cristoforo Colombo, l'autore spezzino fra i 10 che la casa editrice della Spezia Il filo di Arianna presenterà dal 4 al 6 giugno prossimi alla 20ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea ad Imperia. Il servizio. Evento culturale presso il quale la nostra casa editrice Il filo di Arianna quest'anno sarà protagonista e ambasciatrice per la città della Spezia. Presenteremo ben 10 dei nostri autori, 5 dei quali porteranno le loro opere e 5 saranno presenti sempre nello stand per fare firma copie e incontri con gli autori. I 5 autori che presenteranno le loro opere sono tra gli altri il dottor Catalani, che è di Spezia, che presenterà il thriller storico insieme al dottor Giovanni Mandruzzato. Poi sarà la volta dei percorsi letterali con Ariella De Noni e la signora Carletti. Avremo poi la letteratura, la narrativa per ragazzi e con il signor Bonato Sergio, che presenterà il suo ultimo libro. Sarà poi la volta della pandemia vissuta da due protagoniste che l'hanno sperimentata in prima persona, che sono state in ospedale, e a una signora Maffei che è stata in ospedale, ha avuto questa esperienza, e la signora che ha invece scritto una lettera a suo nipote, la signora De Masi. Tutto questo in questi 3 giorni di intensa cultura e di intensi incontri culturali e letterari. Sì, saremo io e Giovanni Mandruzzato, che però è un autore milanese, ad aprire questa 21ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea, la sezione dedicata al thriller storico. Io sono, questa è la cosa che mi riempie d'orgoglio, l'unico autore spezzino fra i 10 che schiera a questo festival questa casa editrice spezzina che molto si sta facendo valere, e cioè Il filo di Arianna. Quest'ultimo libro, che è del genere, che è uscito un mese fa, che ho scritto, che ho pubblicato, che è Il commissionario, Salvate Cristoforo Colombo, sicuramente è stata una grande avventura che mi ha trascinato, mi ha entusiasmato, mi ha vinto, mi ha fatto lavorare al meglio, e questo, penso che questo possa un po' supplire al fatto che non sono un esperto del genere. Passiamo allo sport, al basket. Ultima spiaggia per la Credit Agricole alla ricerca della vittoria obbligata per prolungare la serie con Faenza. Domani alle 18 la cestistica si troverà ad affrontare una gara senza appello in cui dovrà nuovamente mettere in campo tutte le proprie forze e gettare il cuore oltre l'ostacolo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Faenza Basket Project. E ritorniamo sulla vittoria delle Aquile al Picco contro il Torino. Questa mattina il presidente Platek aveva espresso la sua piena fiducia alla squadra, respingendo l'ipotesi della retrocessione in B. La famiglia Platek questa mattina si è anche presentata ufficialmente alla città. Ascoltiamo. Buongiorno e benvenuta alla Spezia.
In un'intervista in Danimarca lei ha dichiarato di aver sempre avuto un approccio da underdog. In questo senso anche lo Spezia dimostra nella sua storia di essere l'underdog per eccellenza, pur avendo un forte senso d'orgoglio ed appartenenza. È per questo che ha scelto le Aquile. It had a very, very big bearing on it. How do you say it? I grew up one of six kids. I grew up in maybe not the best area of the Bronx. Sono cresciuto in una famiglia di sei bambini nel Bronx, quindi si può dire che la mia situazione non sia stata facile. Sono andato al college, ho lavorato davvero sodo per arrivare a dove sono oggi. Credo che la cosa sia di trovare qualcosa che abbia il potenziale per brillare, ma su cui bisogna strofinare il panno per tirare fuori la lucidità veramente a fondo affinché questa brillantezza si possa vedere ad occhio nudo. You have to rub it really hard to see the shine. So yes, that was 100% the appeal. Grazie. Benvenuto Mr. Plaktek, a lei e a tutta la sua famiglia. Ha detto che è un uomo di business, lei è un uomo di business, come in ogni business, in ogni grande azienda ci si pone degli obiettivi a medio termine. Le volevo chiedere qual è il suo obiettivo, come vede lo Spezia tra 5 anni, in un obiettivo di 5 anni, e nello stesso tempo ascoltando questi cori di questi tifosi che sono fuori, che sognano un futuro sicuramente da Serie A, qual è il sogno che lei vorrebbe realizzare qui alla Spezia? Grazie. My dream is no different than their dream, right? It is to be a regular in Serie A. Il mio sogno sicuramente non differisce dal sogno dei tifosi che stanno cantando attualmente qui fuori. Il sogno della Serie A, di avere progetti sempre più grandi, una squadra che abbia il proprio stadio, che giochi in Serie A e lo faccia con passione, che non si ritrovi a combattere alla fine della stagione per la sopravvivenza, una squadra che abbia fiducia. Fighting for survival in this second to last game, a team that is comfortably, and it's not life or death, the second to last game. E alle 22 andrà in onda la replica della diretta di Voglia di Spezia con tutte le interviste dei protagonisti della giornata di oggi. Mentre ora vediamo i risultati della 37esima giornata di Serie A. Genoa-Atalanta finisce 3-4, Spezia-Torino 4-1 con la salvezza confermata per le Aquile, Juventus-Inter 3-2, Roma-Lazio si giocherà oggi alle 20.45, mentre domani, domenica, alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Benevento-Crotone e Udinese Sampdoria, sempre domenica alle 18 Parma Sassuolo, chiude domenica alle 20.45 Milan Cagliari, mentre giocheranno lunedì Hellas Verona e Bologna alle 20.45. Vediamo invece ora la classifica aggiornata. In testa all'Inter con 88 punti e già proclamata campione d'Italia. A seguire l'Atalanta con 78, Juventus 75, pari con il Milan sempre a 75 punti. A seguire il Napoli a 73, Lazio 67, Roma 58, Sassuolo 56, segue Sampdoria 46, Hellas Verona 43, Bologna e Udinese entrambe a 40, Fiorentina Genoa 39 pari punti, Spezia a 38, ufficialmente salva per la prossima stagione, Cagliari 36, segue le Aquile, Torino 35, Benevento 31 in zona retrocessione, mentre sono confermate in zona retrocessione il Crotone a 21 e Parma che chiude la classifica con 20 punti. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Un saluto a tutti da Vittorio Scrivo di LIMET, le previsioni per domani, domenica 16 maggio in Liguria.
Il nord Italia continua ad essere interessato da umide correnti atlantiche, causa di un tempo molto variabile e un clima piuttosto fresco per il periodo. Veniamo però al dettaglio per domani, domenica 16 maggio, in Liguria. Giornata grigia ed uggiosa è attesa sul settore centro-orientale, specie al mattino, con la possibilità di piovaschi e rovesci anche diffusi e insistenti nelle aree interne. Tempo migliore invece a ponente, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati. I venti risulteranno moderati o tesi da sud-est, risulteranno invece tesi o forti da sud-ovest in serata in mare aperto. I mari risulteranno generalmente molto mossi, se non agitati al largo in serata, atteso un picco d'onda di 3 o 4 metri sul Ligure centrale. Le temperature saranno pressoché stazionarie. Lungo le coste avremo valori minimi compresi tra 9 e 13 gradi, nell'interno tra 3 e 11 gradi. Massime invece comprese tra 15 e 19 gradi lungo le coste, tra 10 e 15 gradi nell'interno. Per maggiori dettagli vi rimando, come di consueto, al nostro sito centrometeoligure.com e vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Limet.